Buongiorno, siamo al Policlinico Umberto I di Roma con la professoressa Paola Andreozzi. Professoressa, buongiorno, Buongiorno. grazie di essere con noi. La professoressa è responsabile del centro di medicina predittiva qui al Policlinico e parliamo proprio di medicina predittiva. Nell'ottica di fare prevenzione, sicuramente la medicina predittiva oggi occupa un ruolo prioritario. La genetica ha aperto queste possibilità. Vediamo un po' come nasce il centro e che tipo di pazienti accogliete. Il centro nasce in realtà nel 2010. Con l'intento di seguire i familiari più giovani di soggetti affetti da declino cognitivo, in particolare di Alzheimer. Quindi nasciamo come ambulatorio un po' satellite del centro UVA dell'azienda Policlinico Umberto I, che è diretto dal professore Torre, che fa parte della UOC di geriatria. Man mano però ha sempre preso più, diciamo, numericamente è stata richiesta la visita presso questo centro anche dai familiari più giovani di questi soggetti, per cui molto spesso noi ci troviamo a visitare due o tre generazioni di una stessa famiglia, perché poi quando culturalmente si fa capire al paziente che, o al soggetto che apparentemente non è da chiamare paziente perché non ha Ancora sano, sintomi, è sì. sano, insomma, apparentemente sano, che è importantissimo lo stile di vita, perché ci fa fare la prevenzione sull'insorgenza di uno dei fattori di rischio ormai conosciuti come il sovrappeso, l'obesità, la dislipidemia, l'ipertensione, il diabete, il prediabete, la sindrome metabolica, che diciamo è Li questa, racchiude un po' tutti. racchiude un po' tutto. E quando si fa capire appunto a questi soggetti, alla popolazione, che in realtà modificando lo stile di vita, che significa modificare l'alimentazione, modificare il movimento, l'attività fisica, e, diciamo, tutti sono poi interessati a Certo. seguire un certo percorso. E quindi non pensare alla malattia solo quando c'è il sintomo, ma cercare di far capire che va mantenuto lo stato di salute dell'individuo e lo stato di salute va mantenuto dalla nascita fino, diciamo, alla morte, che secondo quello che ha detto Dussé, che è il padre della medicina predittiva, questo arco dura 120 anni, quindi noi dovremmo morire, e c'è uno studio, appunto tanta documentazione che lo dice da parte sua, dovremmo morire nel 2050 a 120 anni improvvisamente senza avere troppe malattie e troppa disabilità, perché Infatti, poi l'altro è quello, problema è le sì. disabilità. Quindi questo centro si occupa sia adesso in questi anni, 4-5 anni in cui è aumentata molto l'attività, si occupa sia del paziente malato e quindi lo aiuta ad essere più attento a questi fattori di rischio, che sono poi gli stessi fattori di rischio delle malattie cardio-cerebro-vascolari, ma molto spesso sono anche in comune con una prevenzione oncologica, perché Vero. l'alimentazione, lo stile di Chiaro. vita e il controllo dei fattori classici di rischio sono poi importanti a 360 Certo. gradi, no? Quindi questo concetto è basilare, è importante, quindi noi aiutiamo i pazienti che hanno già una patologia ad impedire che la patologia sia accelerata, e quindi li aiutiamo a mantenere uno stato di equilibrio e non passare da uno step di minore gravità a quello di maggiore gravità. E l'altro, facciamo proprio una predizione nei soggetti sani, proprio per evitare o magari prolungare al A massimo, ritardare l'insorgenza, ritardare chiaro. l'insorgenza di una malattia. Chiaro. E questo si lega un pochino al discorso dello studio del genoma, Sì. no? Questo progetto che si è sviluppato e è stato ben definito, per cui noi conosciamo tutto il genoma, però poi c'è il discorso, lo dico semplicemente, dei fenotipi, c'è il discorso che lo stile di vita, l'alimentazione, alcuni alimenti possono modificare, no? E quindi si può esprimere un fenotipo più buono rispetto ad uno più cattivo. Quindi ecco, da queste informazioni scientifiche importantissime
noi in pratica possiamo aiutare i nostri pazienti ad attuarle. L'altra cosa che da rilevare è che in realtà, anche se noi siamo, diciamo, facciamo parte del bacino mediterraneo, quindi dove è nata la dieta mediterranea, ce ne siamo negli anni allontanati e quindi abbiamo proprio modificato, oltre al fatto di non fare attività fisica per nulla, abbiamo modificato anche il modo di mangiare, ci siamo avvicinati un pochino più, no? Agli Stati Uniti d'America. Sì, sì, sì. E quindi questo ha portato delle modifiche anche sullo sviluppo delle malattie. Vediamo anche proprio la presa in carico di un paziente nel momento in cui si rivolge a voi, anche che tipo di accertamenti, di indagini, immagino sempre più personalizzate, proprio anche in base all'anamnesi, e poi che percorso si propone, sia di stile di vita sia di terapie nel momento in cui fosse necessario. Allora, il paziente quindi può arrivare o inviato dal centro UVA, come abbiamo spiegato prima, o dal medico di medicina generale. Siamo come visita prenotabile visibile al CUP regionale della Regione Lazio, e poi c'è anche una possibilità di accedere alla visita personalmente o per via telefonica. Abbiamo fatto anche delle brochure, siamo sul sito dell'azienda Policlinico Umberto I, proprio in maniera più specifica. Il paziente si può rivolgere a noi o appunto perché ha già un fattore di rischio o ha già un danno d'organo, cioè sì, in tutte le fasi della malattia, proprio per affrontare questo discorso con una valutazione di quella che ha detto, del rischio cardiovascolare globale, dove noi andiamo appunto a identificarli. E possibilmente nei soggetti che vogliono la visita predittiva per la prevenzione a monte, ad identificare i primi segni di queste eventuali patologie. L'esempio tipico è quello della sindrome metabolica, no? Che è un insieme di fattori di rischio che per definire questa sindrome metabolica devono essere identificati, presenti. E non è una patologia di per sé, ma chiaramente è molto utile perché ci fa inquadrare che quello è un soggetto a rischio per le malattie metaboliche. Quindi chiaramente si approfondisce molto il discorso dell'anamnesi familiare, perché ci è di aiuto, e poi vengono prescritti degli esami, sia con un prelievo dosaggio di esami ematochimici, quindi un prelievo di sangue venoso, e sia di esami strumentali, sempre con l'idea di andare a cercare i primi segni predittivi di una iniziale patologia che poi colpirà o meno un organo. Quindi da questo presupposto, insegnando, facendo quindi un'educazione in un certo senso terapeutica al paziente, noi valutiamo quindi e gestiamo queste malattie, che poi in realtà sono le malattie cronico-degenerative. Mm-hmm. Quindi parliamo di soggetti che hanno, che ne so, una broncopatia cronico-ostruttiva e comorbidità. Parliamo di pazienti che hanno malattie, cardiache, tipo la cardiopatia ischemica o l'infarto, che non è solo la malattia della coronaria, ma c'è la comorbidità e gli altri organi colpiti. E in particolare, appunto, ci preoccupiamo di mantenere integro quello che è cosiddetta la funzione cognitiva, perché anche quella trova delle basi importanti sulla presenza e sul peso che è dei fattori di rischio classici. Allora, buongiorno signora. Buongiorno professoressa. Mi dica i motivi per cui si rivolge al nostro centro. Allora, io ho un'età di 61 anni e una familiarità di ipercolesterolemia, e quindi mi rivolgo a voi avendo questo problema. Stando anche attenta a un'alimentazione che a mio avviso sembra corretta, ma forse non lo è, proprio, quindi mi affido a lei. Allora, senta, noi facciamo una anamnesi approfondita, in particolare sulle patologie pregresse, dove ci sono, se non ci sono, sulla familiarità e anche sull'anamnesi cosiddetta fisiologica. Benissimo. Perché partendo da questo poi possiamo considerare un pochino
il suo quadro clinico in maniera globale e darle dei consigli cercheremo di essere più esaurienti possibili. Allora, ha patologie particolari, mi ha detto soltanto questa dislipidemia. Da quanto tempo? Io penso da sempre, perché è sempre stato un po' altino. Ma anche a 40 anni? Sì. Quindi sempre un pochino, quindi da sempre circa, un po' gestibile, insomma. Da circa 20 anni. Non ha mai assunto farmaci, però? No. Non farmaci. Altre patologie, no. Diabete, valore di glicemia un pochino alto, no, la pressione, il valore della pressione, normale, la prende ogni tanto il suo medico di famiglia e la controlla? Poco. Niente. E altre patologie, tiroidee? No. Quindi solo non è mai stata ricoverata? Non sono mai stata male. E per quanto riguarda l'osteoporosi, l'osteopenia, ha fatto adesso, una mocca? C'è questo problemino di osteoporosi che comunque sto... Va bene, poi la prossima volta mi porterà tutta la documentazione, perché per me è fondamentale vederla, anche per appunto darle i consigli in maniera più approfondita. E, le prime mestruazioni quando le ha avute? A 11 anni e mezzo. Mangia tutto? Sì, è un'alimentazione varia? Sì. Una dieta beve alcolici? No, un bicchiere di vino la sera. Che vino beve? Bianco o rosso? No, rosso. Un bicchiere di vino, sa perché? Rosso. Glielo dico perché per battuta, piace. Perché il vino a poca quantità può anche far bene, perché fa parte del discorso degli antiossidanti, eccetera, invece in quantità superiore, come saprà benissimo, fa male. E fuma o mai fumato? No, io ho fumato, ma fino a quanto tempo fa? E dunque ho sospeso nel 98, 1998. E quanto fumava? Ma una decina, 10 sigarette. Dorme bene, sì, non ha su problemi, alvo e diuresi sono regolari. Regolare. E familiarità, intendiamo mamma, papà, anche se lo possiamo sapere, i nonni, e più i nonni, diciamo, consideri un pochino l'albero genealogico da un punto di vista di patologie. Io i nonni, dico il vero, non lo so, però mamma e papà, sempre il problemino anche loro di ipercolesterolemia, ipertensione, ipertensione. E cardiopatie? No. No, niente. Mai avuto dolori, cose, quindi non mai infarti, non ictus cerebrali, neoplasie. Mio papà è morto a 85 anni con una neoplasia del pancreas. Okay. E fratelli, sorelle? Mio fratello, no, lui ha ipertensione, anche lui, il colesterolo mi sembra non più di tanto, però credo prenda la pasticca per l'ipertensione. Quanto è alta? 1,60. Pesa? 52. Adesso poi andiamo di là e prenderemo la circonferenza vita, la circonferenza fianchi, il peso, misureremo la pressione e faremo esame obiettivo completo. Quindi d'accordo. Si deve accomodare, si toglie allora, la giacca e la maglietta. E dopodiché le spiego quello che avverrà. Noi le daremo degli esami ematochimici da fare. Valuteremo, visto che non ha documentazione, faremo un ecodoppio dei vasi del collo per vedere se c'è un ispessimento dell'endotelio, faremo una visita oculistica, un ECG, un ecocardio, un'ecografia addome per valutare se c'è anche una steatosi epatica e le prescriveremo un iniziale trattamento nutrizionale, ecco, non mi piace parlare di dieta, che fa riferimento a quelle che sono le caratteristiche della dieta mediterranea, chiaramente valutando il fattore di rischio che è presente, cioè la dislipidemia. E poi andremo avanti. La arrivederci. Nel momento in cui avete il quadro della situazione a livello magari di esami ematochimici e di indagini strumentali, si decide un percorso insieme al paziente. Sì. E questo è anche importante, credo, coinvolgerlo e fargli capire l'importanza della sua partecipazione al percorso, che sia terapeutico piuttosto che di cambi di stile di vita. Certo, infatti ecco, e questa è la cosa che noi amiamo sottolineare al paziente stesso, cioè il paziente, il soggetto, deve essere... perché dicendo soggetto noi comprendiamo i più anche sani, le persone sane, sane.
deve compartecipare. E quindi noi molto spesso diamo anche un'indicazione nutrizionale, non è che diciamo solo devi fare questa dieta, la parola dieta non ci piace molto, ma è appunto diamo delle indicazioni nutrizionali che sono appunto parte integrante dello stile di vita che dicevamo, e anche che tipo di attività fisica fare, non è che demandiamo. Poi chiaramente, e questo mi preme sottolinearlo, quando ci sono dei problemi particolari, sì, è chiaro che vengono valutati nello screening iniziale e viene personalizzata anche questo schema nutrizionale, anche l'attività fisica, dove diventa un problema molto pesante e chiaramente ci avvaliamo di colleghi che sono specialisti su argomenti in particolare, chiaro, no? Quindi il discorso è sempre quello della collaborazione nell'equipe che si occupa di questo, ma anche nel costruire dei percorsi diagnostici terapeutici che comprendono poi la coesistenza di varie figure specialistiche. Però dall'altro canto mi preme sottolineare questo, che se invece il paziente diciamo si rivolge per la valutazione del suo sintomo o della sua patologia, che è un fattore di rischio, solo in un ambito ultra specialistico, non sempre, ma molte volte si perde la visione d'insieme, e quindi questo colpisce in particolare i pazienti in età geriatrica. E altrettanto importante poi è il follow up nel tempo, perché credo che comunque la possibilità di avere un rapporto continuativo nel tempo con una persona che si rivolge a voi, anche per valutare la risposta a quello che può essere stato un suggerimento di cambiamento di stile di vita, l'input che voi date, poi vedere come realmente viene messo in pratica e come nel tempo alcuni parametri possono migliorare o come invece altri fattori di rischio possono invece subentrare, quindi valutare anche man mano se il percorso intrapreso è giusto e magari modificarlo. Sì. E noi il paziente lo prendiamo in carico, ecco, questo è l'altro concetto fondamentale, e cerchiamo anche una sorta di collaborazione, per questo che mi è chiesto, con il medico di medicina generale, perché in realtà poi da un punto di vista di struttura sanitaria che ruota intorno a un soggetto, no? Il medico di medicina generale è quello che è più vicino ad ogni singolo individuo. Quindi diventa un lavoro di collaborazione. Noi lo prendiamo in carico, diciamo, la prima volta come valutazione olistica, e poi chiaramente prescriviamo le varie cose che sono necessarie, personalizzando per ogni individuo, e creiamo il percorso. E poi definiamo anche gli ulteriori controlli che dovrà fare il paziente. Noi in genere lo vediamo ogni 6 mesi o annualmente, quando il paziente ha già risolto le sue cose, magari aveva una problematica, è andato a target, e quindi lo seguiamo così, anche perché ha come riferimento il medico di medicina generale. E quando invece vediamo che il paziente, per esempio un soggetto che è anche diabetico e ha un diabete che non è controllato, non lo rimandiamo a una visita a 6 mesi o a 3 mesi, magari caricando un pochino l'ambulatorio ce lo rivediamo anche dopo una settimana, dopo 15 giorni, cioè non lo lasciamo in un certo senso poi senza riferimento. Una volta stabilizzato, chiaramente sarà poi il medico di medicina generale a seguirlo. In conclusione affrontiamo anche un po' l'aspetto psicologico, perché sicuramente sapere di avere un fattore di rischio o una familiarità importante può creare un'ansia in una persona. Sì. Molte volte si preferisce quasi non sapere, ignorare quello che potrà essere un percorso di vita. Però chi sceglie invece di avere una consapevolezza e però ha bisogno probabilmente anche di metabolizzare l'informazione e di essere reso partecipe del suo percorso, ma anche di farglielo accettare in maniera serena. L'aspetto psicologico è importantissimo, e noi abbiamo la riprova giornaliera che se il paziente capisce questo, capisce dove sta andando, in un certo senso si preoccupa inizialmente, ma quell'ansia viene calmierata perché c'è la conoscenza e lui ha la speranza di poter
modificando alcuni comportamenti, ottenere degli ottimi risultati. Quindi in un certo senso il paziente si riappropria del concetto che con il suo comportamento può migliorare la sua vita. Non è che la genetica da sola ci determina le patologie al massimo, no? Quindi in un certo senso vediamo, ecco, il lato positivo, il famoso bicchiere mezzo vuoto, no? O mezzo pieno, noi vediamo quello mezzo pieno. Invece, certo, il discorso, quando si parla un pochino di genetica, c'è questa problematica, sì, perché chiaramente uno può sentirsi inerme, sì, no? Sotto, non può rispondere, non può essere attivo, non può modificare un destino determinato dalla genetica. Noi invece con questo, sì, approccio, con questa medicina predittiva, sì, in un certo senso dimostriamo che ci possiamo, sì, riappropriare di questo, perché se fino a 5-7 anni fa dicevamo che le patologie per l'80% erano genetiche, per il 30% dipendevano dallo stile di vita, adesso abbiamo ribaltato queste percentuali. Okay. Poi ripeto, non è importante solo nella prevenzione, ma anche nel mantenere, nel caso in cui sia presente una patologia, ecco, anche i pazienti che sono con le comorbidità, che hanno più patologie, più, certo, fattori di rischio, con presenti più danni d'organo, no? Certo. Già pazienti che hanno avuto un infarto oppure hanno avuto un ictus cerebrale, sì, o hanno già un iniziale declino cognitivo, anche lì gli facciamo capire che al di là dei farmaci che vengono dati e utilizzati chiaramente in maniera personalizzata, ma anche lì, se arriva un soggetto di 60 anni, 70 anni e finora non ha mai pensato di modificare il suo stile di vita, se lo modifica sicuramente avrà dei miglioramenti, benefici, dei benefici. Quindi è importante questo. Bene, allora la ringraziamo moltissimo, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie.